Sono tornato nel posto dell'altra volta dove ho trovato le vulgaris. La maggior parte sono marcite di quelle che avevo lasciato, però qualcuna, come vedete, si è salvata e guardate ancora che dimensioni, mamma mia. Poi ne abbiamo un'altra qua, in dimensioni intermedie, questa la lascerò sicuramente sporare. Mentre invece questa qua, che inizia già a essere una buona dimensione, la porterò con me. Che vi avevo detto l'altra volta, che se le avessi lasciate giù, quelle gialle sarebbero marcite dopo la pioggia. E infatti, guardate, purtroppo le condizioni sono un po' critiche, forse fatte seccare in fretta e furia, ma peccato perché sono bellissime. Guardate questa, guardate, cioè sono tutte sberle, però purtroppo sono tutte, guardate questa, mezza collassata. Questa condizioni, insomma, è un po' al limite, eh? Sono tutte belle, ripeto, guardate qua, tutte raccoglibilissime. E anche qua una è andata, vedete, qua c'è il buco addirittura, ci posso entrare, questa ancora, però come vedete purtroppo non le ho viste queste e niente, adesso forse ne raccoglierò una o due. Questa è decisamente una strana morchella, nel senso che non si capisce che cosa gli sia successo. È bucata qua sopra, vediamo che cosa. Ok, no, è semplicemente una crassipes un pochettino schiacciata. Ok, comunque anche lei bella, la prendiamo. Ok, mi sono mosso dal mio spot principale in cerca di altri spot nei dintorni. Per ora niente di eclatante, però ho visto che adesso sono arrivato in un punto abbastanza buono. Niente di enorme, però lì c'è una morchella, lì c'è un'altra di ottima taglia. E poi adesso devo salire poi, perché bisogna controllare se più su c'è qualcos'altro, anche perché qua ce ne abbiamo una di taglia già decisamente buona, due stessa cosa, e poi abbiamo anche una terza. Adesso, tanto per darvi una idea, faccio il raffronto con la mia mano. Quindi già parliamo di esemplari piuttosto buoni. Vedete che in realtà alcuni, questo in particolare, ha patito molto l'acqua, molto, insomma un po'. Questi qua invece già meno, diciamo che l'hanno invece apprezzata. Niente, sì, la zona in realtà l'ho trovata andando a guardare un po' nei dintorni la concentrazione maggiore di frassini, e effettivamente questo ha portato nel posto giusto. Allora, ho appena raccolto la prima che vi ho inquadrato nella spezzone precedente, questa è la seconda, però salendo in realtà un pochettino me lo aspettavo e anche ovviamente ci speravo, vedo che la situazione si va replicando come più in basso, quindi adesso si riesce a vedere che qui ce n'è un'altra, a poca distanza ce n'è ancora un'altra. Adesso ci muoviamo e quello che vediamo è che comunque continuano. Qua abbiamo una morchella di bellissima dimensione, anche sana in realtà, me ne aspettavo in realtà più patita. Andiamo avanti, ecco, guardate qua un meraviglioso esemplare, eh? Questo è veramente
grosso, guardate la mano, vedete, inizia a presentare dei piccoli segni di ammuffimento, quindi questo in un paio di giorni è praticamente muffo. Qua vediamo che anche questi sono un po' patiti. Lì c'è un altro bel morchellone, veramente bello, di grossa dimensione. E poi in realtà anche piccolina, dietro un'altra più piccola. Ecco, quindi insomma ho già un buon numero, molto ravvicinate tra loro. E poi vabbè, tanto per non togliere niente a nessuno, lì ci sono dei piccoli funghetti lignicoli. Ecco quindi il totale: 2, 4, 6, 8, 10, 12 in un piccolo spazio, di cui tutte a maturazione piuttosto buona e anche di stazza piuttosto buona. Vedete che comunque, anche data l'umidità, molti moschini, adesso non saprei esattamente dire la specie, stanno cercando di approfittarne per deporre le uova. Quindi queste morchelle vanno immediatamente poi seccate, forse ad eccezione di questa, o comunque di quegli esemplari un po' più giovani. E questo è un consiglio che vi do, e che do a me stesso per primo, perché effettivamente funziona molto bene. Un altro fungo che potreste incontrare durante le vostre battute a morchelle è la Dischotis venosa. È un fungo che in questo caso si presenta come, cioè, già piuttosto maturo, ha delle dimensioni diciamo piuttosto notevoli, e se ne staccate un pezzettino e lo annusate, ebbene all'olfatto questo fungo risulta con un forte odore di cloro, tant'è che sembra che veniate catapultati proprio in una piscina, una piscina chiusa, insomma, è quella in cui soprattutto l'odore di cloro si fa molto importante. Sono funghi che addirittura alcuni consumano, specialmente in Germania. Io non vi consiglio assolutamente di consumarli, anche perché sono riportati come non commestibili, quindi probabilmente non sono velenosi, soprattutto se li fate cuocere adeguatamente, però comunque non sono commestibili, cioè non vale la pena consumarli. Tenete conto che il consumo di funghi è, diciamo, consigliato soprattutto quando effettivamente sono buoni. Quindi vedete che fondamentalmente è praticamente privo di gambo. Adesso io non li prendo perché sennò morirebbero, quindi li lascio sporificare. Dischotis venosa. Mi sono spostato a una quota più elevata, siamo intorno agli 800 metri, 850, e due ritrovamenti di morchelle più un terzo. Il posto non è un granché in realtà, ma forse qualcosa si riesce a trovare. Mi trovo in un giardino adiacente a una casetta, e sempre nel posto di prima, finalmente qualcosa di un po' consistente si trova. Lì c'è un altro pezzo. Questa è molto bella come morchella. Lì c'è un altro. E poi ce n'è anche un altro qua. Qua piccolina. E poi se ci muoviamo, ce ne sono anche altre in realtà lì, e poi due lì. È interessante, dai. Ce n'è anche un'altra. Ma no, ce ne sono un bel po'. Allora guardate,
guardate, qui un'altra, poi lì altre due, e poi ce n'è una smangiucchiata lì, probabilmente qualche animale l'ha addentata passeggiando. Beh, interessante, adesso controllo meglio, anzi a dire il vero, guardate, mi sono girato un attimo e qua vicino ce n'è anche un'altra piccolina, quindi no, dai, molto interessante, molto molto interessante come concentrazione. Ecco il totale, io non le prendo tutte di solito, soprattutto in queste situazioni ne lascio sempre una a sporificare, quindi forse se le contate ne manca una rispetto a quelle inquadrate, se le ho inquadrate tutte. Guardate che spettacolo della natura! Bellissimi. Eccoci di nuovo di fianco a un torrente, ruscello forse addirittura, e abbiamo una situazione interessante. Ne abbiamo una qui, sono tutti di taglia piuttosto interessante, una lì, poi un paio lì. Poi una anche là sopra. E per ora quello che ho visto io, se ne sono altre due lì. Forse altre tre. No, due mi sembra. Bene, poi proseguirò anche salendo un po' più su e continuando a costeggiare questo questo torrentello. Orbene, ancora una volta il totale ve lo mostro, si parla comunque di un ottimo totale, eh? Ancora una volta, guardate bene, a questo giro sono praticamente tutte morchelle esculenta, tra cui alcune anche qui veramente molto molto belle. Guardate questa in particolare, che bella. E quindi sì, abbiamo solamente questa, una, due, tre vulgaris, anzi in realtà una, anche questa è una vulgaris, purtroppo questa qui era praticamente rotta da poco da un animale, quindi ho preso lo stesso il cappello, e probabilmente è stata rotta durante la notte, quindi era ancora freschissima. Ecco, un altro bel totale, beh, direi che mi posso anche praticamente fermare, nel senso che di morchelle a questo punto per i miei scopi ne ho già parecchie. E niente, vi mando un saluto e alla prossima.